Quest'oggi il concorso Documentari Italiani ha visto la presentazione di altri due film, Mercanzia di Andrea Zambelli che tratta della produzione della cocaina in Colombia e invece Oma e Chimica di Luca Pastore che tratta dell'inquinamento olfattivo nel paese Rivalta di Torino. Sentiamo il regista Andrea Zambelli cosa ha detto ai nostri microfoni. Quest'oggi il concorso Documentari Italiani ha visto la presentazione di altri due film, Mercanzia di Andrea Zambelli che tratta della produzione della cocaina in Colombia e invece Oma e Chimica di Luca Pastore che tratta dell'inquinamento olfattivo nel paese Rivalta di Torino. Sentiamo il regista Andrea Zambelli cosa ha detto ai nostri microfoni. La produzione di cocaina in Colombia è da sempre un fatto noto, si parla in passato dei cartelli di Medellin. Qual è la situazione oggi? La situazione è cambiata, nel senso che i grossi cartelli di narcotraffico attivi fino a metà degli anni 90, che erano il cartello di Medellin, il cartello di Cali, non esistono più. Adesso ci sono più piccoli narcotrafficanti e poi ci sono i paramilitari, che sono comunque il cartello più grosso. I paramilitari, che comunque è una forza militare, diciamo, di estrema destra, che ha sempre avuto una funzione di antiguerriglia e di repressione della società civile che comunque in qualche modo appoggiava l'insurrezione armata delle FARC o dell'ELN, che è l'altra guerriglia attiva sul territorio. Nel territorio che io ho potuto osservare, che è quello del Magdalena Medio, questi coltivatori, questi cocaleros, sono attivi nella zona proprio di guerriglia, per cui in qualche modo, come dice l'intervistato nel film, da un certo punto di vista sono tutelati perché la guerriglia attua questa politica nei confronti dei cocaleros. Dicono ok, puoi coltivare la coca e vendere la pasta di coca, perché comunque altrimenti c'hanno tutta una situazione di campesinos che non riuscirebbero veramente a sopravvivere. Però non puoi venderla all'interno del territorio e non puoi consumarla, puoi solo venderla ai narcotrafficanti che vengono a comprarsela. La guerriglia cosa fa? Tassa del 10% ogni operazione finanziaria del narcotraffico, nel senso se un narcotrafficante va da Bucaramanga in mezzo al Magdalena Medio a comprare la coca da questi cocaleros deve pagare il 10% dell'operazione commerciale alla guerriglia. In questi casi ci sono stati parecchi casi di misunderstanding, per quello che ho potuto vedere io la guerriglia non traffica in cocaina, tassa semplicemente le operazioni finanziarie che avvengono nel suo territorio. Tu hai visitato le zone molto difficili, molto ardue da raggiungere, anche pericolose. Come hai fatto, come sei riuscito a entrare anche in sintonia con le persone per riuscire a mettere piede in questi luoghi? La base di questo progetto è un'associazione umanitaria internazionale che opera in Colombia e che si occupa di questo, patrocinata dall'ONU, che si occupa di questa cosa. Loro fanno accompagnamento internazionale di soggetti a rischio, inteso. Loro praticamente, se un leader campesino deve andare da un villaggio all'altro per tenere una conferenza o per organizzare comunque la resistenza campesina o i progetti di vita degna campesina, si vive una repressione molto forte da parte sia dei militari, che comunque possono arrestarlo anche comunque semi-illegalmente, sia dei paramilitari che comunque fanno il lavoro sporco che nell'esercito non può fare e quindi c'è il rischio che vengano proprio ammazzati per la strada e lo stesso capita ai sindacalisti. La Colombia è uno dei paesi con più sindacalisti ammazzati, sono cifre veramente spaventose, nel senso che lì fare attività politica sindacale è veramente, vuol dire veramente rischiare la vita e in più non stai rischiando la vita in un'ottica che sei con la guerriglia in montagna, sei per la strada, sei disarmato, fai il tuo lavoro. Infatti sono persone comunque, nel senso i contadini che ho potuto vedere io, che si occupano delle associazioni, che sono i leader delle associazioni, sono persone veramente in gamba, che mettono veramente la faccia e rischiano la vita. Prosegue anche il concorso Documentari Internazionali. Presentato quest'oggi in competizione un film molto atteso, The Great Warming, diretto da Michael Taylor. Giampiero. Un film sul surriscaldamento globale in cui, grazie all'ausilio di attori e cantanti di fama come Keanu Reeves e Alanis Morissette, il regista cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica ad un tema finora poco trattato. Le immagini che stiamo vedendo sono tratte dal film The Great Warming. What if a single species became so powerful that it began to change the very nature of the planet itself? It is happening now, and only one species has the power to stop it. Ours. Prosegue il concorso dei documentari internazionali. Giampiero, cosa hanno proiettato oggi? Oggi è stato proiettato My Country, My Country, importante film sulla vita in Iraq incentrato sulla figura del dottor Riad e sulla sua candidatura alle elezioni del 2005.
è stato inoltre presentato Enel Hoyo. Antonio. Enel Hoyo è un documentario messicano che tratta della costruzione di una sopraelevata città del Messico. A riguardo abbiamo sentito la produttrice Eugenia Montiel. Eugenia, quando decidiste quando hai deciso di produrre un film su questo argomento? Lo decidi nel momento che mi chiamo Juan Carlos Rulfo, che è il direttore. L'ho deciso quando mi ha chiamato Juan Carlos Rulfo, il regista con cui sono amica da molto tempo. Mi ha parlato del progetto, ci siamo fatti un giro intorno alla sopraelevata e mi sono detta: wow, voglio fare questo film. Era un tema molto originale. O mi trovo in sintonia con un progetto o lo rifiuto. In questo caso mi sono trovata molto in sintonia. O non mi connetto. E con questo progetto mi connetto e entonces dije: va, lo hacemos. E quando è iniziata la costruzione del periferico? È iniziata la costruzione della sopraelevata? Ha tenuto varie etapas la costruzione del periferico. Abbiamo iniziato ad occuparci della sopraelevata nella seconda fase della sua costruzione, nel 2003, lo stesso anno in cui è partita la preparazione, per poi realizzarla effettivamente nel 2004. È stato bello perché abbiamo parlato della condizione dei lavoratori più che della costruzione in sé. Costruzione che già stava in marcia, no? Siamo dunque al giro di boa di questa decima edizione del Festival Cinema Ambiente. Nella quinta giornata ci attendono due documentari italiani e l'incontro organizzato da NTV sull'SOS Live Earth. Ma di questo ve ne potremo parlare meglio domani, sempre con i nostri contributi video e sempre qui su Close Up.